lo santifichiamo, noi santifichiamo le persone. Ma intanto è invece per me un grandissimo onore, un grandissimo piacere essere qui e cercare di raccontare un po' di cose imparate in questi anni per metterle a disposizione. Io nasco come studioso di mass media, sono stato editore del Salone del Libro di Torino, del Salone della Musica di Torino, e come raccontavo un po' agli stakeholder del territorio, all'estero che ci ho avuto la fortuna di incontrare Valentino Castellani, Fiorenzo Alfieri, una squadra eccezionale che ha governato Torino dal 1993 al 2001, governo poi continuato anche con il nostro secondo sindaco di continuità, il sindaco Chiamparino, dal 2001 al 2011, e mi sono progressivamente spostato a occuparmi di sviluppo urbano, quindi con Valentino sono stato prima staff dell'assessore alla promozione della città dal 98-99, nel 2000 sono diventato direttore del piano strategico, sono stato direttore del piano strategico di Torino dal 2000-2006, poi dopo sopraggiunti i limiti di età mi sono ritirato a 40 anni e ho chiesto di andare a fare un'altra cosa, cioè di avere un ufficetto al Politecnico di Torino dove studiare e come fare festeggiamenti per il 150esimo dell'Unità d'Italia, quindi sono stato poi direttore di festeggiamenti dell'Unità d'Italia fino al 2011. Ho avuto una situazione un po' sgradevole di scontro con l'allora presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, leghista, perché insomma non è che credesse molto evidentemente in un progetto che esaltava l'idea di unità e soprattutto l'idea di trasformare l'Italia progressivamente in una regione d'Europa in maniera consapevole. E nell'autunno del 2010, proprio insomma, in virtù di questa rottura diciamo, di visione, sono andato a un giro di lezione negli Stati Uniti e poi sono andato a Shanghai a vedere l'Expo del 2010, dopo essere già stato con Chiamparino a vedere l'Expo di Aichi vicino a Nagoya, città gemellata con Torino perché sede della Toyota nel 2005, e già in quel momento io facevo parte di un gruppo di lavoro della regione Basilicata per la candidatura di Matera a capitale europea della cultura, perché un gruppo di giovani cittadini materani nel 2009 aveva letto che era la volta di nuovo dell'Italia. Non so se sapete, ma proprio in due battute, quest'anno le capitali europee della cultura, come tipologia di titolo, compiono 30 anni. Nel 1985 l'allora ministro della cultura, Melina Mercuri, ministro greco della cultura, propose all'Europa di dare ogni anno il titolo alla città di capitale europea della cultura. Si cominciò nell'85 proprio con Atene, nel 1986 con Firenze, e la storia andò avanti fino a quando, sostanzialmente proprio intorno al 2000, all'anno 2000, non si pensò che dovesse diventare una competizione. E quindi diversi stati hanno il compito di istituire delle competizioni dove ci sono 13 giurati, 7 europei e 6 italiani, che hanno il compito di valutare dei progetti. Quindi le capitali europee della cultura non sono dei concorsi di bellezza e hanno due principali elementi distintivi e di valutazione. Il primo elemento fondamentale è quello della partecipazione ai cittadini. Il secondo elemento altrettanto importante è quello della dimensione europea del progetto di candidatura. Io ho avuto appunto la fortuna nel 2010 di avere una richiesta da parte dell'allora presidente della regione Basilicata De Filippo, che aveva incontrato nell'ambito di un sostegno a un progetto importante della regione Basilicata che si chiamava Visione Urbane. Questo progetto è diretto da una persona molto, molto brava, molto competente, che adesso sostanzialmente è il braccio destro a Matera, che è Rossella Tarantino, una materana che ha studiato a Firenze, ha lavorato a Bruxelles in Commissione Europea e ha lavorato un po' in giro per il mondo prima di tornare in Basilicata a lavorare nel gruppo di valutazione della regione Basilicata,
questo progetto di sviluppo urbano riprendeva dei soldi addirittura non spesi per il terremoto di Irpinia, che ha coinvolto, come sapete, anche alcuni territori della Basilicata, e di immaginare una nuova vita per degli spazi che erano stati costruiti e che non erano stati utilizzati a fondo. E quindi Rossella Tarantino ha cominciato a chiamare tutta Italia, tutta Europa, tutta una serie di persone che hanno cominciato a lavorare con la scena creativa lucana per immaginare un nuovo ruolo dei giovani e della creatività per lo sviluppo del territorio. Sottolineo questo aspetto di lungimiranza e di contaminazione perché credo che lo sottolineerà anche Valentino Castellani dopo, cioè è molto difficile riuscire a capire che cosa c'è da fare soltanto guardandosi da di dentro, no? È un po' una delle leggi fondamentali della fisica, è molto difficile che l'osservatore riesca a capire, essendo parte integrante del processo osservato, quello che sta accadendo e come risolverlo. E quindi è fondamentale avere degli advisor, dei soggetti esterni che guardano il processo e cercano di capire, comparando quel processo con altri processi, come quel processo possa essere messo in un modo, in un meccanismo di innovazione molto, molto forte. È accaduto a Torino per sconfiggere la monocultura industriale automobilistica, che in un lasso di tempo, mi conceda Valentino di sconfinare della nostra città per un momento, conoscendola bene, per un lasso di tempo breve, guardate, ha oscurato quella che era una tradizione di molte competenze della città. Se voi leggete una cosa straordinaria che è la guida sentimentale a Torino, che Mario Gromo scrisse negli anni 30, Mario Gromo fu il primo critico cinematografico italiano, era nato a Novara e fu per molto tempo vice direttore della stampa di Torino. E lui scrisse questo libro bellissimo negli anni 30, lo dico con un certo orgoglio perché è stato il regalo di nozze mio e di mia moglie quando ci siamo sposati, mi sono permesso anche di scrivere una breve postfazione a questo libro. Quel libro raccontava di un Torino che aveva tantissimi modi di svilupparsi. C'era la chimica, c'era il tessile, c'era la cultura, c'era il commercio, c'erano già i prodromi della moda, c'era ovviamente una ricerca universitaria straordinaria. Collasso. In tutti questi due libri, che
parlo di storie internazionali, di comunità morte e alcune resuscitate e altre invece che non si sono mai più riprese. Ci sono degli elementi che riguardano proprio la storia di Taranto e proprio la storia di Matera che sono state vissute in questo secolo, no? Comunità che per esempio hanno avuto al centro la povertà e la malattia. Perché a Matera si è deciso di mandare via 22.000 persone dai Sassi, di evacuare, di chiamare i principali talenti della cultura urbanistica e architettonica, no? Non per un motivo economico, ma per un motivo di salute. Perché era la città con il più alto tasso di mortalità infantile, con la più breve speranza di vita d'Italia e d'Europa. Questo è un dato rilevantissimo. Noi soltanto 55 anni fa ci troviamo di fronte a una città e a una civiltà che può completamente collassare, che può non mai più essere recuperata, che potrebbe avere una storia come quella, non a caso, di una città polacca che sarà capitale europea della cultura nel 2017, la città di Wrocław, che noi non a caso non chiamiamo come i polacchi, ma chiamiamo con un nome tedesco che è Breslavia, che è una città che ha perso tutti gli abitanti, i quali sono stati rimpiazzati da una rimigrazione complessiva di ceti e tipologie di immigrati completamente diverse da quelli che precedentemente vivevano in quel luogo. Quindi le città possono morire. Il mio ultimo libro pubblicato come editore prima di andare a lavorare da Valentino Castellari si intitolava proprio "Sapevate che le città possono anche morire?". Fu un documentario scritto da Carlo Questodina e Franco Fornaris. Carlo Questodina è un produttore di cinema oggi molto fortunato e bravo, che lavora a Londra ed è l'inventore della collana di tutti i DVD di Feltrinelli, quindi quando volete un po', insomma, vedere un buon cinema di docufiction vi potete comprare di Feltrinelli. In quel libro noi dicevamo che Torino poteva morire e noi sappiamo che Matera poteva morire e noi sappiamo che potenzialmente anche Taranto, se non mette gli enzimi giusti alla rinascita che si basa soltanto su una monocultura, non avrà vita lunga. La strada che abbiamo intrapreso per Matera è stata quella di cogliere l'occasione della candidatura per capire come coinvolgere tutti i cittadini al cambiamento. Non le elite e non numeri piccoli di decisori che si sono fatti carico di dire loro che cosa si poteva fare, ma di allargare enormemente il tessuto della partecipazione e della decisione, ovviamente a partire, e secondo me questa è una cosa molto interessante, dalle regole di ingaggio. Una cosa che facilita molto e che in fondo ha facilitato anche Torino è stata quella di doversi candidare a diventare città olimpica e quindi dover dire tutto quello che era e tutto quello che non era. Lo stesso abbiamo fatto con Matera, abbiamo dovuto cercare di capire che cosa siamo, ma che cosa non siamo. Quelli che sono i nostri punti di forza e quelli che sono i nostri punti di debolezza, quelle che sono le cose sulle quali vogliamo investire e quelle sulle quali non possiamo non investire. Faccio due passaggi soltanto cronologici per arrivare ad alcuni esempi concreti. Quindi nel 2010 abbiamo costituito un gruppo di lavoro insieme alla Regione Basilicata, nel 2011 abbiamo costituito il comitato vero e proprio che per la prima volta ha fatto sedere intorno al tavolo a lavorare intanto le due città capoluogo di provincia. Non si erano mai confrontate Potenza e Matera nella loro storia. Potenza addirittura ha sottoscritto con il Consiglio Comunale prima di Matera l'adesione al comitato e ha cominciato a fare delle azioni per la candidatura prima del Consiglio Comunale di Matera. È stata una vittoria straordinaria. Per la prima volta due città antagoniste, due campanili contrari hanno deciso, esattamente come diceva Gianni, di remare esattamente nella stessa direzione. E adesso quello che noi stiamo facendo oggi col sindaco De Luca di Potenza e col suo assessore Annalisa Percocco, peraltro di segno politico
totalmente diverso da quello di Salvatore Arduce, che è il sindaco di Matera, a testimonianza che quando c'è il bene comune non contano niente i simboli, che contano invece i contenuti, è di aiutare Potenza a superare la crisi di essere una città che, avendo determinate caratteristiche basate soprattutto sulla pubblica amministrazione, deve cominciare a ripensarsi. E quindi l'enzima di Matera si trasferisce a Potenza e grazie a quanti numerosi potentini hanno partecipato e collaborato alla candidatura vincente di Matera, le cose positive di Matera si trasferiscono a Potenza e ne diventano parte integrante. Si costituisce il comitato, ne fanno parte il comune di Potenza, il comune di Matera, la provincia di Potenza, la provincia di Matera, la regione Basilicata, la Camera di Commercio e l'Università. Tutti questi vengono riuniti e fatti partecipare a dei lavori continuativi e si costruisce soprattutto, cosa che non potevamo fare per esempio ai tempi dei piani strategici a cui si è lavorato, Valentino a Torino, Michele a Bari, perché non c'era la potenza delle tecnologie che abbiamo oggi, abbiamo istituito un web team di volontari che online ha coinvolto tutta la cittadinanza e ha cominciato ad accumulare progetti che hanno avuto come caratteristiche il fatto non di dover essere finanziati dal pubblico. Questo è stato il primo grande ribaltamento. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione, peraltro se non lo potete scaricare in podcast, di vedere la puntata di Rai Storia dell'altro ieri sera, in cui Matera e Milano sono state messe insieme come città del cambiamento. Pensate, Matera, 63.000 abitanti, fino al 1955 vergogna d'Italia, fino al 1980 senza alcuna politica per i Sassi. Grazie alle munizioni di un gruppo di giovani, quelli della Scaletta, diventa patrimonio mondiale dell'umanità nel 1993. Grazie alle munizioni di alcuni produttori nel 1994, 30 anni dopo, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini ospita Passion e diventa un caso cinematografico, comincia a essere più nota oltre oceano che in Italia. Si cambia da capitale europea della cultura e vince e diventa un esempio di ribaltamento paragonabile a Milano con delle cifre che sono 1 a 100, 1 a 200 quanto ad abitanti e 1 a 100 quanto ad investimenti. Questo che cosa produce? Produce cordoglio, produce condivisione, produce voglia di fare, produce coraggio, produce speranza. E tutto questo produce economia, non il contrario. Non è l'economia che produce la speranza, è la speranza di guardare lontano e di progettare in maniera coesa e partecipata che mette le condizioni per nuovi modelli sociali, che danno vita a nuovi modelli culturali, che danno vita a nuove economie. Io purtroppo mi scuso con Gianni, non ho letto il decreto su IVA. Se il decreto prevede che noi torniamo, idealmente tutti noi italiani a tanto, no? Tutti partecipi di questa idea, a lavorare come si lavorava prima per avere le stesse funzioni precedenti, beh, probabilmente non abbiamo capito niente di quello che sta succedendo nella contemporaneità, no? La contemporaneità deve prevedere non soltanto, voglio dire, la bonifica complessiva e un investimento ambientale, ma che da quell'investimento si creino quei saperi qui che diventano saperi che servono per il Bangladesh, per l'India, per la Cina, per il Sud America, c'è molto del Brasile, dove ci sono tutti quei complessi siderurgici e dove ci sono tutti quei porti e quella logistica, esattamente come ha dato, dove c'è bisogno delle nostre competenze che invito Michele a sottolineare questo, diciamo così, rispetto alla Puglia che verrà e che vogliamo, che diventi un esempio per il cambiamento mondiale. Noi non combattiamo, voi non combattete una sfida soltanto per voi e per i vostri figli, che motivo sufficiente, no? È necessario, ma combattete una sfida perché queste cose si producono in tutto il mondo e se le risolviamo qua, questi problemi, noi dobbiamo essere capaci con la nostra università, con i nostri centri di ricerca, con i nostri imprenditori, di esportarli. Sarà quello il nostro motivo di ricchezza. Lo stessa cosa noi abbiamo cercato di metterla e l'abbiamo messa nelle nostre di candidatura per Matera. Cioè abbiamo cercato di convincere la Commissione europea che noi non volevamo più turisti, ma volevamo che vogliamo più contenuti culturali. Cioè noi non vogliamo
c'è più gente che viene un giorno a dire che è meglio che sono i Sassi. Domani, quando andrà a festeggiare per la prima volta, andrà a vederli e rimarrà, come è successo a me, allibito di fronte al confronto con l'Eterno, che è il confronto fra la gravina, la natura e il costruito. No? 9.000 anni di storia lì. Tengo a sottolineare che noi di fronte al Presidente della Commissione Europea Barroso abbiamo detto, ed è una delle cose che ci vediamo con Stefano Boeri, che ci fanno pigliare lunedì prossimo a Milano, la prima operazione che noi faremo è un'operazione a favore di Aleppo, che è città vecchia quanto noi, che ha tradizioni e modelli abitativi quanto i nostri e rispetto ai quali noi ci sentiamo responsabili, perché vogliamo portare i giovani che formiamo nell'Università della Basilicata a lavorare nei campi archeologici in maniera virtuale, in maniera reale, per ricostruire Aleppo, che è stata distrutta ed è uno dei più importanti patrimoni dell'umanità, perché noi siamo sullo stesso livello di Aleppo. No? Noi potevamo essere Aleppo, non siamo diventati per un caso della storia. Quindi dobbiamo avere rispetto di questo. Allora, le nostre competenze noi le mettiamo a disposizione per creare nuovi modelli sociali, nuovi modelli culturali. E dentro i Sassi la politica che faremo sarà di avere più abitanti, che noi chiamiamo abitanti temporanei, no? Nel senso che sono abitanti temporanei di un bene mondiale. Vogliamo attirare persone che vengono ad abitare a Matera e in Basilicata per 3, 4, 6, 8, 10 anni. Sono i benvenuti, ma non è una costrizione, è un'opportunità che dobbiamo dare loro, a dei giovani anche qua di talento internazionale che vengono a contaminarsi con noi, che vengono ad apprendere un modello di vita unico, che è quello del vicinato, dello scambio. Il caso Matera è la città più sicura d'Italia dopo Bolzano, ma noi non per questo non abbiamo idea, per esempio, che abbiamo una responsabilità molto forte nei confronti di Gravina, che invece è una delle città in questo momento con il maggior numero di malavita in questo ambito di un raggio di circa 90 km che ci tiene uniti a Bari da tanto. E sappiamo che quella gravina che è a Gravina è più bella della gravina materana, è più interessante dal punto di vista diciamo così archeologico, e che dobbiamo insieme alla regione Puglia e insieme alla regione Basilicata farla diventare parte integrante delle gravine, che deve aumentare il numero dei turisti e il numero degli abitanti. Questa cosa è possibile soltanto se si ha una visione di medio lungo periodo, se non ci si ferma alla soluzione del caso di domani mattina. Cioè, noi non avremmo mai vinto la candidatura al Capitale della Cultura, come infatti non hanno vinto città meravigliose, penso che non è che Venezia, Mantova o Urbino, no? O Siena. Evidentemente sono città straordinarie e, se dobbiamo dirle, tenute anche meglio di Matera, insomma. Ma la nostra potenzialità di crescita, la nostra simbolicità rispetto al valore che abbiamo in Europa, il nostro interesse per essere una città più giovane mediamente in Italia e in Europa, sono delle condizioni che creano un sapere collettivo che non vale solo per Matera, sulla Basilicata o per la Puglia e per Tasso, ma che vale per tutta Europa. Quindi la sfida che noi mettiamo in campo, e che io sollecito mettere in campo anche tanto, è che si vince, e per vittoria intendo, si crea una squadra, si crea una comunità, si fa un progetto, quel progetto si realizza e si sa che quel progetto deve durare almeno 10 anni, no? Soltanto se le sfide che si giocano non sono di livello micro locale. Se ci chiedete di vincere una sfida soltanto perché si vince la vita, la sfida locale, la sfida si è già persa. Le condizioni di lavoro sono proprio quelle, per esempio, di aver creato immediatamente un networking e una leadership. Matera è stata considerata sempre la candidata più forte della candidatura. E perché è stata candidata più forte della candidatura? Perché ha invitato tutti gli altri a venire a Matera con un passo sul tema, perché ha invitato tutti i direttori di candidatura e tutte le capitali europee a venire da noi a discutere di quei temi. Cioè, noi ci siamo presi la leadership del progetto sapendo che era una sfida. Abbiamo parlato noi con la RAI, abbiamo chiesto noi ai giornali internazionali di occuparsi del caso culturale in Italia, no? Se c'è stata tutta questa attenzione su
sul fatto che la capitale europea battuta dovesse arrivare in Italia nel 2019. Non è mai successo nella storia delle competizioni, no? Neanche in Spagna, neanche in Francia, dove pure si sono sfidate città come Cordoba, Siviglia, San Sebastiano in Spagna e Lione, Bordeaux e Marsiglia, che poi ha vinto in Francia. Non c'è stata una notorietà così forte a livello mediatico, perché noi abbiamo capito che dovevamo far diventare questa cosa un caso e dovevamo veicolare attraverso questo caso tutti dei saperi, diciamo così, di ribaltamento dentro. Andate ancora due minuti, fatti dire, c'è che noi ho già detto per me quello che poi vuoi, sono le 19:20 che le tette fuori. No, vabbè, no, 3 minuti chiuso con le prospettive di lavoro. Allora, la dimensione internazionale consente di attirare investimenti e interessi che la dimensione locale non può permettersi. È come il famoso catalano, quelli della notte, cioè è ovvio, no? Però non è così ovvio perché poi non si fa, no? Non riusciamo noi da soli a vincere la sfida se non portiamo in casa enzimi internazionali di cambiamento, se non facciamo capire che siamo interessati a livello mondiale, se non abbiamo questo tipo di aspirazione, non possiamo farcela. No? Noi abbiamo messo questa cosa come un elemento di, appunto, di ribaltamento complessivo. Abbiamo detto, che cosa vuole essere Matera? Non la capitale del turismo della Basilicata o l'entroterra turistico della Puglia, non ci interessa. Ci interessa diventare un luogo di sperimentazione di nuovi modelli di fare cultura. E come promesso faccio 2 esempi per farvi capire molto bene. Tutti gli studiosi, questo è un tema di nuovo molto forte per tanto, che non a caso ha un comparto di logistica impressionante. Il report sull'innovazione tecnologica fatto dall'MIT di Boston, pubblicato lo scorso novembre, ci dice che il 25% della forza lavoro nel 2025 sarà fatto di robot. Ok? Questo che cosa vuol dire? Che non ci saranno più uomini a lavorare? Che se avremo la liberazione delle masse, come diceva Marx nel 1848? No, vuol dire che noi affiancheremo alle nostre competenze tradizionali, scrivere, leggere, fare di conto, una quarta competenza, che è quella che gli americani chiamano programming, che è proprio quella della programmazione. Cioè il fatto che ciascuno dei mio figlio più piccolo di 9 anni, per fortuna, studia in una scuola dove già fanno tutto con il computer, dove programmano quello che studiano, perché devono sapere controllare le macchine. Okay. Pensate che cosa vuol dire diventare il luogo di sperimentazione della logistica attraverso la robotica europea a tanto come elemento di sviluppo. Che cosa vuol dire? Che tutti voi dovete diventare competenti, che tutti i vostri figli devono diventare competenti, che tutti i vostri nipoti devono diventare competenti. Questa cosa impone un cambiamento di attitudine culturale e degli investimenti che mettono in moto nuovi modelli economici. Di nuovo, non è l'economia che produce il sapere, è il sapere che produce economia. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il più grande coder dojo del mondo. Nome assurdo, coder dojo. Insieme in un vocabolo inglese, coding, no? Programmazione, encoding, programmazione di tecnologie per computer, dojo, vocabolo latino, come sapete, specialmente nel Nord America, ormai si parla una lingua mista che molti dei nostri figli vedono poi su YouTube espressa soprattutto attraverso soprattutto il linguaggio della musica contemporanea che ne usa molti di questi neologismi, vuol dire gruppo di lavoro dedicato. Abbiamo messo tutte le scuole di materia insieme a fare il più grande coder dojo d'Europa ed è diventato un esempio per l'Italia. E il presidente del Senato ha voluto portare questo esempio a tutte le scuole italiane. Il ministro dell'istruzione Giannini è venuto a fare l'ultimo appuntamento della buona scuola a Matera per dire a Matera, dove nel 1995 la percentuale di analfabetismo era la più grande d'Europa, la più alta d'Europa, stanno facendo la cosa più avanzata d'Europa per la Europa del 2025. Ecco arrivato.
dibattimento di prospettiva. Non ci siamo posti il problema di far leggere di più, ma cosa che, sulla quale ci vuole un sacco di tempo, un sacco di risorse, che in questo momento dagli investimenti delle aziende private non ci sono. Ma abbiamo detto, cos'è la cosa più all'avanguardia della cultura educativa che abbiamo? Il fatto di far programmare i ragazzi di 9-10 anni.